Quindi, tornando a ritroso, una persona che era venuta invece anni fa, anche lui voleva fare turismo medico perché è nato, cresciuto qua a Chisinau, ho sentito parlare che ci sono i malati che vengono qua, ok, mi ci butto, voglio farlo. Un giorno è stato con me, è andato via, mi ha stretto la mano e mi ha detto non potrei mai farlo, perché devono capitare troppe cose, tutte contemporaneamente, che è una cosa che può capitare una su mille, non è una cosa replicabile. Motivo per cui non eravamo entrati in acceleratore di imprese a Roma, la Lewis Adams. Eravamo arrivati su 2000 progetti, dodicesimi. Però poi, quando hanno analizzato il progetto, hanno detto no, questa cosa non si può sponsorizzare perché è troppo complessa e non si può scalare. Loro hanno bisogno di cose semplici che poi si possono duplicare velocemente, crescere e fare profitto. Ho detto, qua è una cosa troppo iperspecialistica. Le cose iperspecialistiche sono delle cose che accadono ogni tanto, succedono. È come un'opera d'arte, non la puoi standardizzare, non è più un'opera d'arte. È una fotocopia, che ne so, della Mona Lisa. Ok, quella è un'opera d'arte. Ce ne sono diverse di opere d'arte, a chi gli piace l'astratto, a chi gli piace il cubismo. Sono quelli i pittori, devi andare da quelli, perché sono cose iperpersonalizzate. Se sono iperpersonalizzate non si può standardizzare. Stiamo andando verso gli impianti, per esempio, non convenzionali, quelli sotto peristeice. Ci sono due pazienti questi giorni che devono fare quelli. Sono impianti che non sono viti, ma sono proprio con la forma dell'osso, questi impianti in titanio. E lì devi fare le forme agli impianti. Ti servono, e di designer ti servono. Poi devi produrli col robot, ma poi devi creare tutte le connessioni a dei denti che sono anche quelli personalizzati. Devi vedere quanto devi ricostruire con altri materiali in polimeri che simulano parti mancanti. Questi tipi di attività sono delle attività, non sono attività semplici, sono attività complesse. Tutte le attività complesse, ci sono alcune cose che non potrai mai né standardizzare né delegare. La scelta, per esempio, di quello che fai non lo puoi delegare, perché diventa pericoloso. Allora diventi, sì, puoi standardizzare cose, le cure semplici puoi standardizzare. Per esempio, io vi faccio un esempio, gli apparecchi. Ci sono casi semplici, intermedi e difficili. Quelli semplici li puoi allineare con degli allineatori trasparenti fatti col computer. Quelli intermedi c'è bisogno di controllarlo una volta al mese. Quelli complessi serve l'ortodonzista che proprio va a studiare anche certi angoli perché rischia di fare danni. Poi ci sono quelli ancora più complessi che hanno bisogno, prima di fare l'ortodonzia, fare anche dei tagli di chirurgia, modificare le basi ossee, poi fare l'ortodonzia classica, poi vedere, speriamo che vada anche bene. Se tu dovessi accelerare un'impresa, quale acceleri, questa o questa? Acceleri questa. Questo è fondamentalmente il motivo per cui intermediari no. Sul lungo termine, sul breve termine, se non sai quello che stai facendo, significa che non lavori. Ma se tu sei centrato e concentrato e alle spalle sai come è quello che devi fare e come arrivare là, perché hai fatto magari la più vasta ricerca che sia mai stata fatta, e quindi io sono sicuro di quello che devo fare, perché me l'hanno detto quello che devo fare, non me lo sto inventando. Ok? Gli appartamenti devono stare vicino alla clinica. L'agenda, fregatene dell'agenda, i pazienti saranno sempre in ritardo gli appuntamenti. Se vuoi fare qualità, perché la chirurgia sai quando inizi, non sai a che ora finisci. Le protesi sai a che ora inizi, non sai cosa finisci. Se rispetti l'agenda, significa che stai interrompendo prima il trattamento. E quello è pericoloso. Perché tanto il paziente arriva qua, dopo 7 giorni comunque se ne deve andare. Stai in vacanza, appartenenti vicino, cerca di creare l'ambiente logistico dove allo stesso tempo si intrattengono, se no si sparano dalla noia, che muoiono peraltro. Però devi cercare di far dimenticare la fobia. La sala d'attesa non usa disinfettanti senza odore. La sala d'attesa non deve sembrare una sala d'attesa. Metti specchi, la gente deve vedere cosa avviene dentro ai gabinetti, perché uno c'ha paura così del dentista. Ha perso i denti, delle volte per piorrea, delle volte incidente, delle volte droghe, fumo, anche paura o motivi economici. Tu devi eliminare tutte queste cose, motivo economico, devi eliminare il fumo, centri assistenza dopo le cure, devi cercare di usare un laboratorio che ti permette di replicare i pezzi. Io sapevo che il digitale era la chiave,
poi per fare cosa? I centri assistenza. I centri assistenza, cerca di farli che servano anche altre cliniche, così lavori con i pazienti che si sono curati all'estero e quello sopravvive, quel centro assistenza poi rimane aperto. E i centri assistenza sono fondamentali perché se tu lavori a Trieste è un attimo andare a Rijeka, ma se lavori con l'aereo hai bisogno di un centro local. Cerca di andare quando vai in selezione almeno con quattro lingue a selezionare il personale di base, okay? Perché poi ti costerà meno quando fai l'espansione. Cerca di utilizzare dei impianti dentali che sono diffusi almeno su tre continenti, perché non sai mai dove un paziente andrà a vivere. Sono tante le cose che mi hanno detto, tante. Io risparmiavo tempo. Risparmiavo tempo senza dovermi inventare le cose o brancolare nel buio un domani, perché poi non sapere ti blocca. Perché le persone non fanno un passo? Perché hanno paura. La paura viene dal non sapere, dalla non conoscenza, l'ignoranza. Ma se uno sa, perché gli hanno detto, guarda che questo è così, uno, cosa vuoi? Sì, lo faccio, prendo questo, me l'ha detto. Oppure quello, no, questo non devo fare questo. Cerca di avere un laboratorio interno, mai delegare le protesi fuori, perché se poi hai un problema ti costa meno rifarlo quel lavoro. E poi a fine anno quello significa poter pagare altri stipendi che sono di ausilio per attività ausiliarie, la domenica, il personale paramedico, in Guyana, i ragazzi, il marketing. Che danno poi amplificazione al marketing quando registri, registrate due versioni, una per i pazienti di versione e una per i medici. Ok? Noi abbiamo tanti video che andiamo a pubblicare che sono dei video fatti appositamente proprio per attrarre chirurghi oppure per attrarre designer. Non buttiamo via nulla, abbiamo gli hard disk e lì loro lo sanno, un tabulato di cose che devono produrre, anche i gruppi dove devono diffondere queste cose. Poi ci sono delle pagine per i corsi, delle pagine per come dire, promuovere certe attività. Abbiamo tutto riassunto qua.